Che bello che siamo qua! Io poi c'ho una sorpresa, guarda, di quelle imperdibili quasi, Prego! Volete proprio sapere dove mi ha portato Ascanio questa volta? A Lisbona, dove il mare finisce e la terra comincia. È diventato un poeta, vero? E invece no, queste sono le parole di José Saramago, niente meno che un premio Nobel. Insomma, io te l'ho detto, no, in aereo, che avrei avuto una grossissima sorpresa per te. Ma veramente, qual è? Indovina un po', ti ho affittato un tram intero. Tutto per noi. Primo giorno, non c'è nessun turista. Solo per noi. Ma grazie. Che carino! Ho chiamato l'ente, ha fatto questo un miracolo. L'hai guarda. Comprato? Sì, adesso devo finire di pagare in 10-15 vite. Prego! Che carino! Beh, hai visto? Mi piace tutto molto. Per noi. Ci dobbiamo anche dormire? Dobbiamo stare qua dentro, sì, 48 ore. Ah, tutto, insomma, il nostro weekend si conclude, inizia qua e si conclude sì. Qua? Hai obliterato il biglietto? Ma se l'hai affittato? Vabbè, la scena, dai, facciamo la finta. Vabbè, non è la scena, dai. Vabbè, possiamo partire. Ma dove mi porti? Adesso facciamo tutto un giro dei sette colli, un po' come Roma, dei sette colli di Lisbona. Pure qua. Madonna, cioè, veramente ci persegui. No. Ecco. Possiamo andare. Lo sai come si chiamano questi tram? Questo è il tram numero 28. Vabbè, ma si chiamano anche, lo sto leggendo qui dalla mia super guida, Os Amarelos, i gialli. Os Amarelos, quindi di colore giallo. Sì, che è, diciamo, il modo in cui i lisbonesi chiamano appunto questo mezzo di trasporto. Os Amarelos. Perfetto. E pensa che è il mezzo di trasporto più classico, infatti venne utilizzato già alla fine dell'Ottocento, perché comunque la topografia di Lisbona l'hai vista, adesso tu non l'hai vista ancora bene, però è tutta su dei colli, sono tutte salite e discese, salite e discese, quindi capisci bene che non è che è paura. Ma va così veloce? Che non si poteva fare, soprattutto negli anni passati, tutte queste salite e discese, magari anche con dei carichi pesanti, no? Ed era un mezzo comunque utilizzato per lo più dagli aristocratici, cioè dalle persone che potevano permettere. Perché sei un principe, ti pareva. Praticamente abbiamo appena passato la cattedrale, che tra l'altro è la più antica di Lisbona. È bellissimo. E adesso dovremmo avviarci e andare fino verso l'Alfama. Che è un quartiere. Che è ovviamente un quartiere. Io avrei il gusto di guidarlo però questo. Ma se glielo chiedo se me lo fa guidare no. No, fallo a Roma amore. Dici no, perché? Sono bravo eh. Il nostro secondo giorno a Lisbona inizia di buon mattino. Belém è una delle tappe immancabili di qualsiasi vacanza da queste parti, anche perché solo a partire da qui è possibile capire la storia di questo paese. Proprio dalla Praça do Império, che anticamente era una spiaggia, un porto naturale. Il periodo più aureo del Portogallo non è legato alla scoperta dell'oro, come molti possono pensare, ma bensì al commercio delle spezie e del pepe, che originariamente era in mano agli arabi e agli italiani, in particolar modo ai veneziani. Poi che successe? Che grazie a Vasco da Gama, nel 1498, quindi poco dopo la scoperta dell'America, con le sue tre caravelle si diresse verso quella che poi è diventata l'India. Quindi iniziò praticamente il commercio di tutte le varie spezie che servivano sia per curare, che avevano anche altri scopi ovviamente, fece diventare il Portogallo, diciamo, dominatore di questi commerci. Allora, quella che vedi qua davanti è la famosa spiaggia delle lacrime, chiamata così perché praticamente le donne, distrutte dal dolore, salutavano
coloro che partivano appunto con le navi per i vari giri per il mondo. Allora anche io devo piangere qua. Dai, piangi un po'. E da questa spiaggia delle lacrime praticamente vediamo che oltre agli struggenti andavano a pregare queste donne per cercare di far sì che potessero tornare i loro uomini nella cappella dedicata a Maria di Belem, che in portoghese significa appunto Betlemme, come ti ho detto ieri. Questa cappella votiva dedicata a Maria de Belem fu il primo nucleo su cui poggiò la chiesa di Santa Maria, nel maestoso Mosteiro dos Jerónimos, molti anni più tardi.